L'allenatore più forte italiano. Ecco, lo ricordiamo anche noi, l'abbiamo scritto sul nostro sito. Prego, a proposito di allenatori. No, abbiamo preso un allenatore che comunque in Italia ha fatto tanto, ha fatto bene, sia con squadre attrezzate sia con squadre non attrezzate. Quindi questa vogliamo è una lo scudetto, cosa... Presidente, vogliamo lo scudetto. Ma noi giochiamo per vincere. Però l'hanno già vinto uno scudetto. Noi abbiamo uno scudetto, due Coppe Italia, quattro Supercoppe di Lega, vice campione d'Europa, fra le prime quattro d'Europa. E noi giochiamo, abbiamo fatto... 8 finali consecutive fra Coppa Italia e Supercoppa di Lega Scudetto, quindi voglio dire, noi siamo là, noi giochiamo per vincere, non ci sono altre cose. Purtroppo le stagioni sono anche queste. Poi fra le altre cose noi abbiamo, come ha menzionato prima il professore, abbiamo nel nostro sport i playoff. I playoff sono un terno all'otto. Vabbè. Anche la squadra più forte purtroppo può soccombere e inciampare perché è una partita singola, quindi può succedere di tutto. Noi torno a ripetere, però noi siamo la società in questo momento in Italia più importante. Devo vedere anche in bocca al lupo, poi avremo modo di parlare. Si chiama Fabio Pannizza, Fabio Pannizza di Milano. Fabio Pannizza che appunto sarà presentato quanto prima, sicuramente, dalle nostre parti. Assolutamente, lo aspettiamo. Stiamo anche qui a Sala Stampa. La sua discesa, penso, sicuramente vedi, ha preso un profilo vincente, ha vinto 4 scudetti, 4 Coppe Italia, una Supercoppa, una finale di Champions raggiunta da Pannizza, quindi è uno che ha una determinata mentalità, cioè quella di andare a vincere. Di Blasi è un leader, vogliono dire, è già il leader. Certo, no, a proposito di leader. Ma se tu devi scegliere una guida, devi scegliere in base alle tue possibilità, il massimo della guida e dove sei. Se io sono l'Inter ci sarà un tipo di allenatore, se io sono un'altra squadra ci sarà un tipo, altro tipo di allenatore. Se voglio raggiungere il massimo sicuramente devo identificare qual è la persona che mi può aiutare. Certo. Professore, noi non perdiamo i regular season forse da 5 anni. 5 anni. Sempre primi in classifica. Però? Però nella fase finale dei playoff purtroppo abbiamo la squadra, certe volte avversaria, più motivata di noi e quindi ci batte. Quindi è una questione mentale, dico, la butto lì. Questo lo devono sapere loro, non è che dico, la butto lì. Ecco la sfera di Cristo. È una questione di, secondo me, ancora di conformazione della squadra, perché deve arrivare poi a raggiungere quella maturazione totale per poi andare a vincere. Ancora qualcosina. Serve ancora qualcosina.